Ennesimo appuntamento con la Corri Catania che prenderà il via domenica 21 marzo alle ore 10 da Piazza Umberto. Abbiamo sentito oggi Antonio Scaduto, vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino. Oggi siete qui per promuovere la Corri Catania. Ancora una volta dunque lo sport si lega ad importanti progetti di solidarietà. Sì, lo sport si lega a questi progetti di solidarietà, per noi sportivi è un piacere comunque partecipare a queste manifestazioni che indubbiamente aiutano. So che comunque l'anno scorso è stato un progetto per reparti di pediatria al Policlinico, quest'anno per una biblioteca, quindi comunque per noi, soprattutto per me, è un piacere, questo è il secondo anno che partecipo a questa manifestazione come testimonial e devo dire che i risultati visti l'anno scorso è stato un grande risultato, insomma non si aspettavano tutti questi partecipanti e comunque spero che anche quest'anno la gente sia solidale a questo tipo di manifestazione che comunque so che è una bella manifestazione, coinvolge soprattutto anche parecchi ragazzini perché lo sport di oggi comunque è parte, la base principale sono il futuro, sono i ragazzini che comunque lanciano lo sport in generale. Sì, la Corri Catania nasce proprio con l'obiettivo di mettere a braccetto sport e solidarietà e dopo il successo dello scorso anno siamo di nuovo a fare il nostro tour nelle scuole per proporre questa iniziativa che sarà il 21 di marzo e che ha un obiettivo importante, cioè la raccolta fondi per realizzare 3 biblioteche nei reparti di pediatria dell'ospedale Santa Venera di Acireale, Vittorio Emanuele di Catania e in cardiologia pediatrica del Ferrarotto. Con soli 3 euro noi daremo il pettorale e la maglietta di Corri Catania e invitiamo tutti a esserci vicini perché tutti i fondi raccolti andranno a sostenere questo importante progetto che si chiama Ti regalo una storia e che è un progetto di lettura ai bambini ospedalizzati. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, quali sono adesso i tuoi prossimi impegni? I prossimi impegni sono, l'obiettivo è sempre Londra, le prossime Olimpiadi del 2012, adesso vengo da un raduno in Turchia di un mese e adesso il mese prossimo abbiamo un altro raduno a Roma e poi l'obiettivo quest'anno è quello dei mondiali che si svolgeranno in Polonia a fine agosto e poi comunque l'impegno importante sono nel 2011 che abbiamo le qualificazioni per le Olimpiadi e quella è una tappa molto importante per noi perché da lì qualifichiamo la barca per andare alle Olimpiadi. Parlando di allenamenti, qual è la tua giornata tipo? La mia giornata tipo è lunga perché inizia la mattina alle 7, la sveglia e comunque finisce la sera alle 7. Comunque facciamo 2 allenamenti la mattina e 2 allenamenti il pomeriggio, quindi un totale di 5-6 ore di allenamento al giorno effettivi, quindi è abbastanza lungo.